Buongiorno, ben ritrovati nel mio canale. Oggi per me è venerdì, sì, è festa Stefano, è al lavoro. Io ho appena fatto colazione, lavoro maglione perché ho bevuto il cappuccino e ora mi prende il caldo. Ora mi vado a sistemare un po' perché mi sono solo lavata il viso stamani. E poi comincio a fare qualcosa, faccio le cose che riesco a fare un po' in silenzio perché Matteo e Lorenzo sono di là che dormono. E poi dovrò uscire un attimo, devo portare Matteo a casa di un suo compagno che poi è il suo migliore amico. E oggi praticamente vanno al mare insieme. E rimarranno a mangiare al mare, c'è anche un altro loro compagno. E dove vanno? Allo stabilimento dove vanno hanno anche il campo da tennis e siccome tutti e tre giocano a tennis, abbiamo prenotato il campo così possono giocare un po'. E niente, bisogna che esca a metà mattinata. Ieri finalmente ho preso gli occhiali. Almeno ora ce li ho tutte e due da lontano e da vicino. Almeno ora vedo bene, meno male. Ma li ho fatti semplici. Questi sono proprio una montatura semplice. Aspettate. Questi sono quelli da vicino. Anche questi è una montatura
molto molto semplice. Da lontano ho scelto questa un po' più luminosa, almeno mi darà un po' di luce al viso. E ieri, come è arrivato il messaggio, sono corsa, era già più delle 6, sono corsa subito a prenderli perché non ne potevo proprio più. E ora mi devo un attimino sempre abituare. Infatti la ragazza del negozio me l'ha detto: guarda, ora un attimino, qualche giorno abituati. E però comunque sinceramente va già più che bene. Forse quelli da vicino, Gocciolino, mi ci devo abituare ancora un po', ma non mi danno noia poi in definitiva. E niente, ora faccio un po' di cose e poi sveglio i bimbi, così cambio anche i letti loro, perché il venerdì cambio sempre i letti loro, il giovedì faccio il nostro, il venerdì faccio quelli loro, e così non mi ritrovo il sabato. Prima li cambiavo tutti il sabato, era un delirio, mi ritrovavo a lavare fino a sera. No, anche no. E sì, che ora faccio il giovedì il nostro e il venerdì i loro, e poi vediamo cosa facciamo oggi. Non lo so, non ne ho proprio idea. Qui ora da me si comincia che il sabato e la domenica, o giorni come ora di festa, che poi è un ponte lungo, c'è un mare di gente che non conviene neanche andare tanto a giro. Vediamo cosa facciamo, e intanto mi vado a sistemare un po'. Allora, ho fatto un po' di faccende in casa e ho passato la lavapavimenti stamani, perché almeno mentre che aspiravo ho dato anche una lavata a terra, tanto ieri avevo lavato tutto a moto, sicché stamani posso sbrigarmela così. E
Tempo di fare due cose e già mi ero legata i capelli. Io già non sopporto più il caldo ed è cominciato ora e stamani me li sono stirati praticamente per il niente. Vabbè, ora devo cominciare a ricordarmelo. Ecco, se so che la mattina sto in casa, che non esco, addirittura se non esco per tutto il giorno, evito di stirarmi i capelli, tanto il capello soffre e basta. Tanto. Praticamente li terrò legati così fino a ottobre. Io invidio quando vedo le altre, anche con questi capelli belli lunghi, lunghi, e le invidio che magari, ecco, anche con il caldo atroce sono fuori sotto il sole con i capelli sciolti. Io non potrei mai, mai, perché patisco troppo il caldo. E io non so come ha fatto anche l'anno scorso Matteo con i capelli lunghi. E a proposito di Matteino, con i capelli lunghi mi ha dato un dispiacere, perché praticamente se li ha tagliati l'altro giorno. Un dispiacere enorme, aveva questi capelli lunghi, ma un bel pezzo sotto alle spalle, con tutti i boccoli, tutti i riccioli. E l'altro giorno è arrivato e mi ha detto: "Mamma, ma se me li faccio così", mi ha fatto vedere la foto, corti, corti, e però i capelli sono suoi, è giusto che li tenga come vuole lui, e sicuramente ora con il caldo starà meglio, ma me l'ha già detto, perché anche lui patisce tanto il caldo. Io non so l'estate scorsa come ha fatto, anche perché non si vede con i capelli legati, nonostante avesse avuto capelli lunghi. Anche l'estate scorsa ha fatto tanto caldo, lui li lega solo quando gioca a tennis. Io davvero non so come ha fatto, e quest'estate sicuramente starà più fresco. È stato bellino perché non ha voluto dire niente a nessuno, ha voluto fare una sorpresa. Come si è tagliato i capelli, l'ha visto subito Stefano. Poi l'ha visto Lorenzo e poi è voluto andare subito dai miei genitori. Infatti mi ha detto: "Mamma, si può andare subito dai nonni?" Così si è fatto vedere anche da loro. Mia mamma ora gli ha detto gli starebbe bene un orecchino, un brillantino piccolino, perché Matteo ha una carnagione scura scura, capelli scuri, insomma un brillantino gli starebbe bene. Lui per ora non vuole, mia mamma che insiste per fargli mettere un orecchino. E niente, così ha fatto questa sorpresa. Mio babbo, che sente il rumore della macchina, lo riconosce e ci viene subito ad aprire la porta e ci aspetta lì sulla porta. Quando l'ha vista arrivare, lo guardava così, lì per lì non capiva. E insomma, sta bene anche con i capelli corti. A me piaceva anche con i capelli lunghi, a dire la verità. Infatti fin da ultimo gliel'ho detto: "Sei convinto? Sei sicuro? Se no non andiamo." Dice: "No, no, mamma, me li voglio fare corti." Però sta bene anche così, sembra più grande, sembra tanto più grande, e mi devo ancora abituare ogni tanto. Quando me lo vedo apparire faccio: "No, aspetta, ora hai i capelli corti." E lui è andato al mare oggi con i suoi amici, compagni di scuola che sono anche suoi amici al di fuori della scuola. E fino a questa sera non ritornerà, così stanno un giorno al mare, si divertono. E niente. Allora, io mi sono dilungata, ho perso quello che stavo dicendo parlando di capelli. Ah sì, ho fatto delle cose qui in casa e poi ho messo a caricare, ho fatto prima la miniatura del video e l'ho messa a caricare nel canale. Ora vediamo se per questa sera riesco anche a pubblicarlo, sicuramente lo vedrete prima di questo. Ora devo vedere oggi cosa dobbiamo fare e se mai usciamo appena che ritorniamo a casa lo pubblico, perché non so mai i tempi nei quali riesco a caricare un video nel canale. A volte ci vuole un po' meno, a volte un po' di più, anche se sono magari due video che hanno su per giù la solita durata, e non so perché a volte ci sono dei tempi tanto tanto lunghi, e magari nel mentre che siamo fuori, se usciamo, continua a caricarsi e poi quando ritorno ve lo pubblico. Ora preparo il pranzo, devo capire Stefano a che ora arriva, perché quando lavora nei giorni di festa non fa proprio il suo orario
E non mi ricordo mai a che ora smette, ora vedo così. Gli faccio trovare pronto per quando arriva e niente, ora mi devo proprio sbrigare. Buongiorno, sì, buongiorno, perché siamo a sabato mattina. Siamo praticamente al giorno dopo. Ieri non sono più riuscita a riprendere niente. Il pomeriggio, insomma, abbiamo dovuto fare diverse cose. In più, una ragazza mi ha ordinato direttamente dal mio negozio, una collana, sì che ho preparato subito il suo pacchettino. Eccolo qui. E ora sono venuta qui in posta per spedirglielo subito. E c'è già un po' di gente, mi sa, non so, non vedo bene da qui, ora vado a vedere. E niente, ora faccio questa cosa. Poi voglio correre subito a casa, così devo finire di pulire, anche se ho già fatto un po' di cose. E poi voglio continuare a lavorare ad una collana. E che mi è stata ordinata da una ragazza. Così siamo già d'accordo che le mando poi qualche foto, così sceglie la lunghezza. E così poi settimana prossima spedisco anche questa collana. Ne ho anche un'altra da dover spedire. E sì, che anche oggi c'è da fare un po' di cose. Devo anche caricare nel canale un tutorial, nel canale quello di Uncinetto, un tutorial specialissimo perché è in collaborazione con Lisa di Filati Romance. E niente, c'è da fare un bel po' di cose. Ora scendo perché vedo arrivare tante macchine qui alla posta. Sono uscita fuori perché devo mettere a fare una lavatrice e vi volevo parlare dell'ammorbidente che ho preso l'altro giorno a Lidl. 1,99 € era in offerta. Questo della spuma di champagne fresca rugiada è buonissimo, mi piace tanto, devo essere onesta. Io ero super affezionata all'altra profumazione, quella nel flacone arancione, mi sembra fresco di Oriente, un qualcosa del genere. E invece lui è molto più buono. Sono rimasta stupita perché c'è anche scritto profumo lunga durata, sì, è vero, ma poi è proprio tanto tanto profumato, mi piace davvero tanto. Penso che quando lo ritroverò in offerta, volevo passare anche dalla Lidl a vedere se c'era ancora in offerta. Sicuramente, ecco, ricomprerò questa profumazione qui. 60 lavaggi con me non saranno 60 di sicuro, però insomma, è davvero buono, buono, buono.
sono rifugiata in camera, ho appena finito di sistemare in cucina, ho la lavastoviglie che ancora sta andando e fa rumore. Stefano è in sala che sta guardando non so cosa alla tele e allora per poter parlare tranquillamente mi sono rifugiata in camera. Scusate la faccia, sconvolta, ma stamani sono andata alla posta, c'è stato anche un po' di tafferuglio perché c'era tanta gente, giustamente sono i primi giorni del mese ed erano lì per ritirare la pensione e gli addetti, quelli che lavorano alla posta qui nel mio paese, erano già fuori di testa appena che avevano aperto. A chi non doveva ritirare la pensione addirittura ci dicevano che bisognava sbrigarci a dire cosa dovevamo fare. A me addirittura è stato detto che dovevo sbrigare a scrivere, allucinante. E già sono uscita dalla posta che un po' così. A casa stamani ho fatto 3 miliardi di cose una dopo l'altra senza fermarmi mai. Infatti non ho ripreso per non perdere proprio neanche un attimo del tempo che avevo a disposizione. Sono contenta perché sono riuscita a fare tutto. Tra le altre cose ho anche caricato nel canale quello di Uncinetto, quello mio di Uncinetto Country Crochet. Sono riuscita a caricare un tutorial che deve uscire lunedì mattina e per la prima volta. Sono orgogliosa di me stessa, ce l'ho fatta anche a programmare la pubblicazione. Non è niente di che farlo, ma ho sempre avuto paura. Così quello si pubblica lunedì mattina da sé solo e io non mi devo ricordare di pubblicarlo io lunedì mattina. Ho mandato anche le foto a Katia della collana in lavorazione, così mi ha dato conferma che sto procedendo bene e così penso domani sicuramente gliela finisco. Oggi non ce la faccio perché tra poco mi devo preparare. Andiamo da mia sorella che è il compleanno di mio nipote e questa sera anche poi andremo a mangiare fuori in pizzeria perché mia sorella si è organizzata che ha già detto dal pomeriggio agli amici di mio nipote di andare lì a casa e poi la sera li portano a mangiare una pizza in pizzeria. E ha saputo che io e Stefano siamo soli perché anche Lorenzo va a mangiare fuori e allora mi ha detto: allora venite anche voi, almeno stiamo insieme. I ragazzi staranno in un tavolino a parte e noi invece in un altro, e così possiamo dare una controllata che facciano a modo, anche se siamo sicurissimi che faranno a modo perché sono tutti ragazzini in gamba, educati. E domani voglio finire la collana a Katia. Sono contenta di aver inviato stamani la collana. Spero che arrivi al più presto la ragazza che me l'ha richiesta e soprattutto che le piaccia. Che quando la vede, che quando la indosserà, le piacerà. A proposito delle mie collane, sono contentissima, mi state dando tanta soddisfazione perché vi piacciono davvero tanto. Anzi, mi scrivete che aspettate già dei modelli nuovi. Ci sto lavorando, sto mettendo insieme le idee in questi giorni e mi voglio mettere all'opera per dei nuovi modelli. Mi chiedete anche come fate per trovare il mio negozino, quello che ho aperto su Misobi. Io metto sempre il link qui sotto al video nell'info box, il link diretto del negozio. Se invece volete andare direttamente nel sito di Misobi, basta poi nella barra di ricerca digitare country crochet e vi appaiono le mie creazioni e ve l'ho detto, per me io sono davvero tanto contenta perché vi stanno piacendo e ora quasi quasi concludo il video perché ho chiacchierato tanto anche questa volta, mi sa, penso, e poi perché tra poco voglio prepararmi, così andiamo di là e festeggiamo mio nipote. Però prima di concludere il video vi voglio dare il nuovo menu settimanale e lunedì a pranzo pensavo di fare la pasta con le zucchine. Io da ora in poi mi piacerà sempre più spesso preparare la pasta con le zucchine o anche il riso con le zucchine.
perché è una pasta che in estate con il caldo mangio davvero volentieri. La sera a cena voglio fare i calzoni ripieni, li voglio andare a fare nella friggitrice d'aria. Martedì per pranzo voglio fare un risotto con i carciofi. La sera a cena voglio fare il polpettone di tonno con le patate in insalata. Praticamente sono patate lesse che poi faccio a fettine o anche a tocchetti, più a fettine perché a me piacciono più a fettine, e poi metto un pochino di sale, un pochino di olio, un pochino di prezzemolo, e si mangiano sia tiepide ma anche fredde a temperatura ambiente. Mercoledì a pranzo voglio fare la pasta con i broccoli, quella pasta che vi avevo fatto vedere nello svuota spesa del Conad. E la sera a cena del mercoledì voglio fare il petto di pollo alla valdostana con un contorno di insalata. Giovedì a pranzo voglio fare una pasta con ragù e besciamella. Faccio con tanto Matteo soprattutto. E la sera a cena invece voglio fare la focaccia con affettato. Vedo se fare anche la torta di ceci, ora vedo un po', o se no mi andava anche di fare delle verdure grigliate. Io amo la focaccia con le verdure grigliate, se trovo anche qualche salsina, insomma, a me va più che bene anche così. Venerdì a pranzo voglio fare un risotto con i gamberetti e zucchine, visto che ne ho un po' in frigorifero. La sera cena del venerdì voglio fare i filetti di merluzzo, quelli che comprai sempre al Conad. Guardo se farli impanati, li impano io, e le patatine. Farò tutto, penso, nella friggitrice ad aria e non ci penso più, infilo tutto dentro e via. Sabato a pranzo voglio fare una pasta con ragù di lenticchie, perché ora è un po' che non lo faccio. Sabato sera pizza. Domenica a pranzo voglio fare, da noi si chiama il cacciucco, praticamente è pesce in umido. Ecco, sono vari tipi di pesce in umido, si mettono per primi quelli che hanno una cottura più lunga e poi mano a mano si aggiungono gli altri, e poi vedo cosa fare di contorno o piselli. Ora vedo un po'. Per il contorno ancora ci devo pensare, poi faccio anche il pane perché è di rigore la scarpetta con il cacciucco, così che farò il pane sempre nella friggitrice d'aria, così provo anche, lo voglio provare anche già in settimana, voglio provare a fare la dose doppia di quella che ho fatto la volta scorsa, e la sera penso toast. Io se avanza un po' di pesce mangerò quello, e se no toast e via. Almeno non mi devo mettere a cucinare nulla. In fin dei conti è domenica anche per me. E niente, questo è il nuovo menù settimanale. Io vi mando un grande bacio, un grande abbraccio. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e vi do appuntamento a presto con un nuovo video. Ciao!